online, in diretta. Controllo che tutto vada bene, sì. Fatemi sapere per favore se non mi sento bene, perché oggi sono in negozio, in libreria, in Viale Spinasse, il negozio aperto, quindi ci sono varie persone, potrebbe esserci un po' di confusione. Datemi un feedback nel caso desse fastidio qualcosa. Ben ritrovati amici lettori, amici lettrici. Oggi siamo in libreria in Viale Spinasse 99, per chi è di Milano è in zona Certosa e siamo qui perché ieri è partito l'evento Librando Milano. Noi di solito come libreria con Librando proponiamo, è una rassegna in cui proponiamo collezioni di un certo pregio che si distinguono per il loro valore, per la loro qualità o anche per la loro rarità. Se ricordate, la scorsa edizione era dedicata alla collezione della libreria Bocca, della storica casa editrice, e con la scusa abbiamo invitato il simpaticissimo libraio Giorgio Lodetti che ci ha concesso un'intervista. Se vi incuriosisce la trovate su YouTube, la trovate sui nostri canali social. E adesso invece per questa edizione Librando Milano abbiamo ospitato una collezione prestigiosissima. Io ho qualcosa dietro di me, ma si vede poco rispetto a tutto ciò che c'è in allestimento. È una biblioteca principesca, lo possiamo proprio dire, perché deriva da un castello che si chiama Hervé-Nonville, un castello francese. E questi volumi che sono in esposizione in negozio hanno un ex libris, un proprietario particolare che si chiama Constantin Radiswill. E quindi oggi per questa grandissima occasione, insomma, una biblioteca principesca, tra l'altro anche se non siete amanti di libri antichi, è veramente da vedere perché il negozio si è trasformato in una biblioteca di libri antichi. È veramente meraviglioso, sono stati bravissimi i colleghi ad allestire tutto, quindi siete nei pressi di Milano, venite a fare un giro, anche se non vi interessa come acquirenti, molto molto bello. E allora oggi ho preparato per chi ci sarà a Milano delle letture ad alta voce. Facciamo un piccolo approfondimento su Hermenonville, un piccolo focus su Marcel Proust e poi delle letture ad alta voce tratte dal suo capolavoro La Recherche. Però volevo anche coinvolgere voi follower di Instagram che non potete essere qui presenti, quindi ovviamente non posso fare letture ad alta voce, però volevo raccontarvi un po' di questa provenienza illustre del castello di Hermenonville, proprio due parole, poi fare un piccolo focus su Marcel Proust e poi restate connessi perché vi lancio una sfida. E vi avverto, è una sfida solo per lettori forti, cioè non è vero in realtà, è una sfida per lettori coraggiosi che spero che coglierete, ma dopo vi spiego meglio. Allora, questo castello di Hermenonville, da cui deriva questa illustre biblioteca, è un castello francesissimo del XVIII secolo, si trova nel nord della Francia ed è famoso non tanto per la sua dimora, per la sua costruzione, che è bellissima, che tra l'altro esiste ancora, oggi è un esclusivo, lussuosissimo resort di lusso, ma è famosa per il giardino adiacente al castello. Perché in questo parco è stato sepolto il filosofo Jean-Jacques Rousseau. Infatti Rousseau ha frequentato tantissimo il castello di Hermenonville, aveva addirittura una dimora apposta ad hoc per lui, dove faceva le sue letture, dove si riposava, e proprio al castello di Hermenonville Rousseau ha trovato la morte. Quindi gli è stato costruito questo sepolcro dove sono raccolte le sue spoglie, che ancora oggi sono meta di pellegrinaggio. Tra l'altro, questo giardino è stato ideato e progettato dall'allora proprietario del castello, il marchese de Girardin, proprio ispirandosi a quel giardino descritto nella novella L'Oise, un primo esempio continentale di parco all'inglese. Quindi questo sicuramente impreziosisce la visita, se mai vorreste fare un viaggio a Hermenonville. Il nostro ex libris porta a questo nome intrigante, Constantin Radiswili. Come ci arriviamo a questo personaggio illustre? Come spesso accade, i nobili non possono sempre poi permettersi a lungo andare grandi dimore. E così è successo al nostro marchese de Girardin, che è costretto a mettere tutto all'asta, tutte le sue proprietà. Se le aggiudica nel 1878 una ricca vedova che si chiama Marie Charlotte Ansel,
che sposa proprio il nostro Constantin Radziwiłł. Ed ecco svelato l'identità. Quindi da quel momento in poi, quindi dalla fine dell'Ottocento, questo principe comincia a raccogliere questa collezione che vedete in mostra al negozio di Viale Spinasse e da questa unione, da questo matrimonio, nasce Leon Radziwiłł. E da qui capiamo che cosa c'entra Marcel Proust con il castello di Ermenonville, perché Leon Radziwiłł è stato un grande amico di Marcel Proust e si pensa uno dei principali modelli. Tanto guardo se mi scrivete dei commenti, per favore ditemi se si sente bene l'audio, eh. Leon Radziwiłł è stato uno dei principali modelli di uno tra i personaggi più importanti della Recherche, cioè Robert de Saint-Loup. Diversi nobili, per la verità, hanno ispirato la costruzione di questo personaggio. Sapete che Marcel Proust frequentava i salotti parigini, quindi molto della recherche porta i personaggi, i luoghi che veramente, realmente ha vissuto. Quindi molti personaggi sicuramente lo hanno ispirato, ma soprattutto Leon, il figlio di Constantin, ha tantissime cose in comune con Robert. Per esempio, entrambi hanno avuto un matrimonio combinato con una persona che, cioè questo matrimonio poi è fallito nel corso degli anni perché entrambi si sono scoperti omosessuali. Oppure entrambi hanno avuto centinaia, decine di donne bellissime, tantissime relazioni ed entrambi hanno avuto una relazione molto importante con un'attrice francese. Quindi molte analogie. Una grande analogia è anche il rapporto di amicizia che lega Marcel con Leon e come alter ego che lega Robert de Saint-Loup con Léonard Rante, che poi è Marcel Proust. È un'amicizia, potremmo dire, proustiana a tutti gli effetti. Questo sentimento fortissimo, intenso, anche scenate di gelosia, e questo sentirsi. C'è una scena nel secondo volume della Recherche in cui Marcel Proust scrive, il mio narrante, scrive di sentire già di essere grande amico di quest'uomo che non ha ancora conosciuto, conosce solo per fama, per nome, eppure già sente che sarà immensamente legato a questa persona. E quindi nasce appunto questa profonda amicizia e Leon sicuramente ha ispirato il personaggio di Robert. Qua, vabbè, oggi non posso portarvi una lettura, però sono molto, molto belle. Vado avanti invece parlandovi un po' della recherche, della ricerca del tempo perduto. Proust è stato completamente assorbito dalla scrittura della ricerca del tempo perduto, si è rinchiuso nella sua stanza, sapete che ci ha messo circa 14 anni a scrivere il tutto. E il fatto che lui, come dicevo un po' prima, frequentasse ambienti mondani, i salotti parigini, lui era un notturno, viveva di notte, dormiva la mattina, poi si svegliava il pomeriggio per scrivere febbrilmente. E quindi il fatto che frequentasse questi ambienti un po' superficiali, un po' mondani, lo hanno un po' discriminato. Pensate che quando ha proposto per la prima volta il suo manoscritto all'allora un noto intellettuale André Gide, che collaborava con la casa editrice Gallimard, André Gide lo rifiutò il suo manoscritto, probabilmente neanche lo lesse, proprio per questo pregiudizio intorno alla sua persona. Poi, dopo, quando viene pubblicato dopo la prima guerra, ovviamente André Gide si rende conto del grandissimo errore di valutazione che ha fatto. E quindi si riprende, la Gallimard riprende i diritti sull'opera e la pubblica. Sapete che è pubblicata, oltre che interamente, ovviamente tutte insieme, anche in sette volumi, che sono dalla parte di Swann, All'ombra delle fanciulle in fiore, Guermantes, Sodoma e Gomorra, La prigioniera, La fuggitiva, Il tempo ritrovato. Per queste 3.000 pagine, sono tantissime, Léonard Rante combatte con un'ossessione, cioè vuole ardentemente riuscire a scrivere un libro che parli di uomini, che parli del tempo. E combatte questo Léonard Rante, che poi è Marcel Proust, costantemente
con la mancanza di volontà, con la sua scarsa autostima, contro questo tempo inesorabile che scorre, contro la paura di non riuscire a finire in tempo, di morire prima di finirlo. Ecco, combatte con questa ossessione per tutto il racconto e finalmente riuscirà a scrivere questo romanzo monumentale. La struttura della recherche è circolare, perché noi di fatto stiamo leggendo quel libro che Lio Narrante vorrebbe tanto scrivere. Quindi è un po' come se il tempo si dilatasse, il tempo del prima, del dopo è già nell'oggi e significativamente questa circolarità è delimitata da un incipit e una conclusione molto simili tra di loro. Come si fa a recuperare il tempo? Ovviamente il titolo è Alla ricerca del tempo perduto, quindi un'altra ossessione di Marcel Proust è proprio questa, riuscire a fermare il tempo passato e riportarlo nell'oggi, nel tempo presente, recuperare il tempo perduto. Come farlo? Marcel Proust lo fa in due modi, attraverso l'intelletto e attraverso la sensorialità. Attraverso l'intelletto, nel senso che l'intelletto rielabora, ricostruisce, riordina, e la traccia dell'intelletto è il libro. Il libro in qualche modo rende immortale sia lo scrittore, che ovviamente parliamo ancora di Marcel Proust, quindi grazie alla traccia del libro il suo tempo si è come fermato per sempre ed è ricordato per sempre. Ma anche per il lettore, in qualche modo, perché leggendo il lettore vive centinaia di vite, quindi in qualche modo dilata il tempo, perché riesce a appunto vivere vite attraverso personaggi storici o personaggi che non c'entrano niente con se stesso, o emozioni che neanche in una vita riuscirebbe a provare. Ecco, i libri hanno questa magia, dice Marcel Proust. E su questo oggi in negozio lo leggo, ve lo consiglio perché è bellissimo. È un brano che arriva dal primo volume. Un amore di Swan, dalla parte di Swan, in cui racconta proprio la bellezza del leggere. Magari vi faccio poi sapere esattamente la pagina se vi interessa, è molto molto bello. La seconda strategia per recuperare questo tempo perduto è la strategia della sensorialità, la sensazione, che è un'altra grande protagonista della recherche. Tutti conoscete sicuramente, almeno spesso si fa a scuola, la scena della Madeleine, quindi quando Lio Narrante, Marcel Proust, diciamo un po' così per alter ego, intingendo questo biscotto nel tè, lo assaggia e da questo sapore scatta una sensazione intensissima, come se scattasse una memoria involontaria. E tutto il passato, il presente, il futuro, in tutto insieme sta in quel momento ed è stata la sensazione di quel gusto a attivare tutto questo meccanismo, a dilatare il tempo, a ritrovare il tempo. E non so se a voi accade, a me succede spessissimo, è una sensazione molto intensa. E riporto con voi questa cosa, visto che oggi è la festa della mamma, ogni volta che sento l'odore della crema che si metteva mia mamma quando ero piccola, questo odore mi porta immediatamente tra le sue braccia quando ero piccola e mi cullava. E quindi la forza della sensazione e il fatto che ti riporta, ti catapulta immediatamente in un'altra epoca che non è questa nel presente, Proust è riuscita a raccontarla in modo egregio, a descriverla in modo bellissimo in questa scena dedicata alla Madeleine che sta sempre nel primo volume. E allora, un po' questo approfondimento è finito, proprio una cosa in pillole. Non voglio annoiarvi, se siete nei pressi di Milano in zona Certosa, passate che tra poco, tra mezz'oretta, iniziamo le nostre letture ad alta voce. Altrimenti, voi popolo di Instagram, vi propongo questa sfida. La sfida è questa. Molti lettori vogliono approcciarsi alla ricerca del tempo perduto, ma ne sono un po' spaventati per la mole. Sono effettivamente più di 3.000 pagine, vi faccio vedere.
tutti insieme i 7 libri che cosa sono. Però se ci mettiamo insieme a leggere questi 7 volumi, che poi piccolini, adesso non ce n'è uno piccolino, perché questo dei Meridiani Mondadori ne ha dentro 3, se non sbaglio, però volumetti sono piccoli così, quindi possiamo, in modo dilatato ovviamente, leggerli uno per uno assieme. E se vi piace questa idea, vi posso proporre delle date, così ci diamo anche un po' dei tempi, non ci perdiamo, perché ovviamente è una lettura impegnativa, e posso proporvi delle date in cui ci incontriamo qui su Instagram con una diretta, così potete partecipare anche voi, e darci una sorta di scadenza: entro questa data leggiamo il primo, entro questa data leggiamo il secondo, e così tutti insieme possiamo leggere questo edificio narrativo, questo capolavoro grandioso che, mi rendo conto, spaventa. Tra l'altro non è una lettura facilissima, ma è una lettura straordinaria che consiglio di approcciarsi, se poi volete cogliere questa sfida, di approcciarvi in questo modo: come se leggeste qualcosa di filosofia o come se leggeste una poesia, con questa prospettiva, quindi con grande apertura, con grande sensibilità anche, e con grande, come dire, voglia di farvi trasportare dalla poesia di Marcel Proust. E vedrete che sarà poi una bella lettura. Non tutti i passi sono difficili, alcuni sì, magari richiederanno una rilettura, però sicuramente dà tanta 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 soddisfazione. Quindi dai, cogliete la sfida con noi. Metterò nel feed, quando l'avrò pensata, non l'ho ancora pensato questo calendario, se vi fa piacere di leggere con noi, poi ci incontriamo e facciamo una chiacchierata sulla research. Bene, spero avete apprezzato questa nostra diretta. Io approfitto per ricordarvi i nostri appuntamenti. Innanzitutto che abbiamo aperto da poco una pagina Facebook, ve lo dico, passate parola. Abbiamo anche una pagina YouTube. In questo momento ci trovate su Facebook come Di Mano in Mano Libri, su YouTube siamo Di Mano in Mano generico. Sapete che la nostra cooperativa sociale non è solo una libreria, ma anche un grande negozio del riuso e dell'antiquariato, quindi ci sono anche loro. E poi qui su Instagram, siccome alcuni mi hanno chiesto che fine hanno fatto i video, le video recensioni, non sono finite in realtà, ma cambiano un po' formato. Pensavamo di fare così: l'appuntamento è sempre il lunedì, che è il giorno della nostra libreria, ma in alternato, una volta ci sarà, pubblicherò un video dedicato agli antichi e alle edizioni rare, come ho fatto lunedì scorso, e alternativamente il lunedì dopo invece faremo una diretta come questa, in cui facciamo proprio una chiacchierata, vi porto proprio una piccolissima recensione su un libro letto. Ci piace questa modalità diretta proprio perché così anche voi potete partecipare, però sperimentiamo, insomma, ci mettiamo in gioco, speriamo che vada bene, insomma, siamo sempre in tempo per cambiare. Bene, allora grazie di averci seguito, vi do appuntamento allora al prossimo video. Se siete in zona Milano Certosa, tra poco iniziano le letture ad alta voce. Grazie, buone letture!